Alessandro Toscano è innanzitutto un padre e un marito. Ho una splendida moglie, con la quale sono sposato da ben 25 anni, e due meravigliosi figli, Giovanni di 24 anni e Margherita di 18 anni. Detto questo, è la base sulla quale costruisco tutto. Ho la fortuna e il prestigio e l'onore di fare il capitano della contrada Capitana dell'Onda, con la quale siamo riusciti a vincere l'ultimo Palio Corso, la grande gioia di tutto il popolo dell'Onda. E poi il mio grande hobby è questo: basta girarsi intorno, vedere questo meraviglioso posto, è il golf La Bagnaia, Royal Golf La Bagnana, Bagnaia, posto dove vengo quando posso a rilassarmi, a giocare. Colgo l'occasione, se posso, per ringraziare il dottor Riffeser Monti Andrea, che ci ha dato la possibilità di ospitarci per questa intervista. E aggiungo, mi piace tanto giocare a golf, ma da quando fa il capitano non gioco quasi mai perché non ho tempo. Allora, a me piacciono tutti gli sport in generale. Io ho praticato atletica leggera, gareggiavo nell'ISP Atletica Siena, ho fatto la velocità, 100-200 metri erano le mie specialità, mi sono divertito, ho girato quasi tutta l'Italia, con risultati interessanti, interessanti. Sicuramente ho un carattere molto aperto, socievole e tollerante. Il difetto: sono permaloso. Così mi dicono tutti, io non penso di esserlo, però me lo dicono tutti. I valori più importanti nella vita, io credo al primo posto, bisogna sempre mettere la salute. Non so se sia un valore, ma è la cosa fondamentale sulla quale non dobbiamo mai dimenticarci della fortuna che abbiamo nel riuscire a fare tutto ciò che desideriamo. Questo è l'aspetto più importante. E poi l'altro valore al quale io tengo tantissimo è l'onestà e la trasparenza. Sono due valori che ci permettono di poter vivere bene in comunità. Il mio motto è non fare agli altri ciò che non vorresti fosse fatto a te. Dopo essermi diplomato all'Istituto San Rocchi, ho deciso, vista l'indole sportiva, fare l'ISE e fa Firenze, che non ho terminato dopo 22 esami, perché poi fui chiamato al lavoro, entrai al lavoro e ho mollato gli studi. Allora, devo dire, tutto ciò che ho fatto ha rispecchiato quello che in quel contesto, in quel determinato momento, avevo piacere di fare. Perché ho iniziato a fare l'informatore medico e scientifico con grandissima motivazione e gioia, mi ha portato poi a tutto un sentiero di carriera importante, perché da formatore ho fatto l'area manager, il direttore vendita, il sales e marketing manager, quindi il direttore commerciale, il numero due dell'azienda multinazionale del farmaco, e questo mi ha dato sempre grande, grande soddisfazione. Ho viaggiato tantissimo, tantissimo, ho avuto la fortuna di girare, credo, tutto il mondo, o per congressi o per motivi sempre professionali, per vacanza. Adesso di viaggiare ho pochissima voglia. Se posso, giro in scooter, perché non ho neanche più voglia di guidare la macchina. La mia vacanza libera, tipo in un posto fresco con un libro sotto braccio, in compagnia di mia moglie. Mangio tanto, mi piace mangiare le cose buone. Basta, non riesco a fare niente in cucina, non sono né cuoco né. Quando sono da solo mi arrangio, ma altrimenti vado fuori, è la cosa più semplice per me. Forse la carbonara. Anzi, carbonara e le melanzane alla parmigiana. Anzi, melanzane alla parmigiana al primo posto.
Allora, questa è una domanda che un pochino mi mette in difficoltà, perché sulla musica non sono molto ferrato, però direi Pink Floyd, The Wall. Il mio film preferito, diciamo che sono uno che ha visto Non ci resta che piangere 3 volte al cinema. Allora, diciamo che un libro che mi ha cambiato un po' è L'alchimista di Paolo Coelho, che mi ha un po' trasformato interiormente. Amicizia è una parola molto importante. Amicizia è dare tutto, completamente se stessi, senza avere niente in cambio. La lealtà, come ti dicevo prima, per me è un valore importantissimo, ormai è diventato un lusso, però chi è leale riesce a elevarsi sopra gli altri. Tutto so è il valore più importante che possiamo avere. Io ho avuto una famiglia che mi ha trasmesso tantissimo questo valore, io sto cercando di fare altrettanto con la mia famiglia. Siena è qualcosa che di molto importante, che noi stessi non ci rendiamo conto di che cosa voglia dire Siena. Io ho avuto l'opportunità di vivere fuori Siena per 15 anni a Milano. Quando raccontavo Siena rimanevano tutti affascinati, tutti curiosi di capire cosa fosse Siena. Ecco, io credo che noi senesi non conosciamo, cioè non crediamo quanto sia importante Siena, quanto è il valore di Siena oggi, sempre, oggi e auguriamoci domani. Se dici Palio, guarda, vengono subito i brividi. È una cosa... è il gioco, se si può chiamare gioco, più bello del mondo, più affascinante del mondo. Io credo non ci ho provato a cercare qualcosa che potesse somigliare al palio, non esiste niente, niente. È la bellezza del palio. Secondo me la rivalità è una delle essenze del palio. Noi abbiamo la fortuna di avere la rivale e questo ci dà tantissima energia in più a cercare di fare il meglio per il palio, vincere o depotenziare al massimo l'avversario. Dici vittoria, è una bella parola, vittoria. Abbiamo avuto la fortuna di viverla da capitano recentemente, è qualcosa di impossibile da descrivere. Tantissime persone mi chiedono a cosa la paragoni, non voglio azzardare molto troppo, ma assomiglia tantissimo alla nascita di un figlio. Fare il capitano è un lavoro, nell'accezione positiva del termine, perché è un impegno che direi plurisettimanale, a incontri, attività più volte a settimana, in termini quantitativi. In termini qualitativi uno cerca di fare il meglio, ma soprattutto è un qualcosa che ti porta via tantissima energia nervosa, cioè ti senti responsabile di un popolo, ti senti responsabile di tante cose importanti per la contrada, e quindi sai di non poter sbagliare niente, cerchi di curare il particolare, perché alla fine poi è sempre il particolare che porta al successo, a fare la differenza. Ai giovani di contrada consiglio di mettersi a sedere a cena insieme ai vecchi come me, diciamo agli anziani, per cercare di raccogliere l'essenza vera della contrada, che è l'unico modo che abbiamo per poter tramandare la tradizione vera della contrada, dei valori della contrada, dell'importanza del palio e della bellezza del palio. Come dice Paolo Coelho nell'Alchimista, quando desideri una cosa, tutto l'universo trama affinché tu possa raggiungerla.